Io sono contentissima del vostro disegno, ma ci vuole dell'acqua e questa si avverrà da portare ove sarà, ossia vicina ossia lontana. Con queste parole la regina, dopo la presentazione del progetto, chiese al maestro di portare l'acqua alla reggia di Caserta, fornendo al contempo al casertano le risorse idriche necessarie allo sviluppo dell'agricoltura e dell'industria. L'impresa è titanica. Si tratta di captare l'acqua dalle fonti del Fizzo alle falde del Taburno e incanalarla per ben 39 chilometri. Il tracciato viene suddiviso in tre tronchi, dalle sorgenti fino al Monte Cesco, dal Monte Cesco al Monte Garzano, dal Garzano alla Reggia. L'acquedotto deve attraversare le montagne, superare terreni paludosi, aggirare frane, affrontare numerosi imprevisti. Servono gallerie e trincee, ma soprattutto ponti, il più impegnativo dei quali è il ponte della Valle a Maddaloni, lungo oltre 500 metri. Applicando le tecniche dell'ars edificandi romana, Vanvitelli progetta tre ordini di arcate monumentali che salgono fino a 25 metri d'altezza. È il ponte più lungo d'Europa. I lavori iniziano nel 1753 e per 17 anni Vanvitelli dirige i lavori di costruzione di ogni manufatto. Calcola le pendenze e il percorso del condotto scavato nella roccia e segnalato da 67 torrini di sfiato e di spezione. Le tubazioni in ferro vengono forgiate a Stilo, in Calabria, e in altre ferriere del Casertano. Vanvitelli sovrintende ogni fase della lavorazione, che prevede la costruzione di collettori, vasche di raccolta, mulini e diramazioni di varia natura, per portare l'acqua fino al bosco di San Silvestro, che si affaccia sui giardini della Reggia. Il 7 maggio 1762, alla presenza del piccolo re Ferdinando IV e dell'ostile reggente Tanucci, con appena qualche minuto di ritardo sulla tabella di marcia, l'acqua sgorga copiosa e limpida nei giardini della Reggia, con una portata di ben 700 litri al secondo. Alle grida festevoli di tutta la corte e di quanti erano accorsi, poco mancò che l'artista non morisse di gioia. Allora il re gli fece animo e volle abbracciarlo.